Qualche anno fa Napoli era sesta o settima posizione, adesso è quarto aeroporto in Italia, i passeggeri hanno superato i 12 milioni, la qualità dei servizi è molto forte, come dimostrano le graduatorie fatte dalle organizzazioni internazionali che valutano questi aspetti, tutto molto bene. Lo studio che presentiamo oggi, fatto da Nomisma con grande oculatezza e serietà, ci dà i dati di una cosa che tutti immaginiamo ma che è bene quantificare, e cioè che c'è un impatto dal punto di vista economico ed occupazionale notevole. Lo scalo aeroportuale di Capodichino, infrastruttura strategica per la città, è al centro del dialogo tra il Comune e GESAC, con la giusta attenzione su uno sviluppo essenziale per la crescita della città, ma sempre tenendo conto della giusta considerazione il punto di vista della città stessa. Un ascolto dei rispettivi punti di vista è stato al centro oggi del convegno sull'impatto economico e sociale dell'aeroporto, nella sede dell'Unione Industriali e dell'Associazione Costruttori Edili, in Piazza dei Martiri. Un grande asset di sviluppo economico della città, sia nell'indotto diretto sia nell'indiretto, e quindi rappresenta una grande opportunità per Napoli che noi dobbiamo salvaguardare lavorando sempre più insieme, anche migliorando sempre di più la sostenibilità ambientale dell'aeroporto, che ovviamente rappresenta una risorsa importante per Napoli. La nostra città diventa una città di arrivo, di afflusso sia turistico ma anche imprenditoriale, perché non dobbiamo dimenticarci l'impresa. Più abbiamo la necessità di una città più grande, capace di svilupparsi in tutta la sua estensione. Quindi il recupero delle periferie non significa risolvere un problema, significa costruire una nuova opportunità per la nostra città. L'aumento della tassa d'imbarco ha fatto parte di un pacchetto di interventi che sono stati richiesti al Ministero dell'Economia. Si sta facendo un ragionamento in tutta Italia per avere un aumento della tassa di imbarco per tutte le città. Lo ha fatto anche Venezia, lo hanno fatto anche altre città. Quindi il tema della tassa di imbarco credo che sia un tema oramai che noi abbiamo alle spalle. Noi abbiamo imposto questo incremento perché ci è stato chiesto dal MEF, e adesso c'è un contenzioso giudiziario, ma io sono convinto che tutto si risolverà per il meglio. Quindi il tema reale è come lavorare insieme per migliorare quelli che sono l'impatto economico che può venire dall'aeroporto, e ovviamente nella gestione di un city airport che è chiaramente vicino alla città, fare in modo che ci sia sempre un impegno ulteriore per garantire anche la sostenibilità ambientale. Quando si ha un aeroporto così vicino si ha il vantaggio della vicinanza, ma chiaramente questo ovviamente impatta poi su tutta quella che è un'area fortemente urbanizzata.